Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con l'apertura del terzo kit Sole, Luna, Eclissi, Cosmica. Speriamo di trovare qualcosa di buono. Nel caso contrario aprirò un quarto ed ultimissimo kit, poi dopo basta perché l'ho finito, quindi non posso aprire un altro. E andiamo con l'apertura di questo terzo kit. Beh, basta, già l'ho detto perché mi sono ripetuto, non lo so. E andiamo a vedere cosa c'è. Togliamo la pellicola con calma perché non abbiamo fretta. Allora, abbiamo già trovato buone cartine, diciamo, negli altri due kit che ho aperto, però abbiamo trovato un Hyper, una GX da team. Questo è maciullato, distrutto sto coso. Guardate. Ma porca miseria. Carino il dietro però, eh. Vabbè. Vediamo subito che c'è. Oh, attenzione! La promozionale di Entei Sole, Luna, Eclissi, Cosmica, quella che volevo trovare, spettacolare. Tanta roba. Poi abbiamo 4 pack con 4 artwork differenti come al solito, quindi li mettiamo qui. La carta d'Entei la mettiamo qui. E poi rimettiamo questo dentro che non frega un cacchio a nessuno. Poggiamo questo qua sopra. Questo lo mettiamo. Qua ci sarà la mia faccia, quindi lo mettiamo qui. E andiamo con questo ultimo kit di oggi, cioè di tutto l'universo. Eclissi cosmica, quindi ci sta come paragone. Vabbè, andiamo subito con Glibu, Sinfin e Dactilo. E vediamo che cosa ci dà questo primo pack che ho aperto abbastanza bene. Quindi provo a lasciarlo da parte. No, lo distruggo e basta perché non mi frega un cacchio. E lo buttiamo. Allora. Carta codice che togliamo. Trick a 4 che tricchiamo. E andiamo con. Oh, ho visto qualcosa di brillante. Zitti, zitti. Vedete, c'è una media buonissima. Ogni hit ho trovato qualcosa. Comunque, energia. Clefairy. Ambipom. Oh, bello l'artwork di sto Golduck, mi piace. Poi abbiamo Timepole. Timepole fatto come quel Azuril. Vabbè, avete capito? Poi Flabébé. Senshu di Alola. Acciaio. Poi abbiamo Ponyta che corre nella foresta. Non è vero, non è una foresta, questa è una pianura di non so che. Poi abbiamo Sunkern. Oh, Rowlet Reverse. E per finire, attenzione. Oh, un attack team. Siete pronti o non siete pronti? Spoo. Oh, Blastoise e Piplup GX full art alleati. Che spettacolo sta carta, tanta roba. Bellissima. Blastoise e Piplup GX. Bella, mi piace proprio. 214 su 136. Che spettacolo sto kit, ragazzi. Quindi mi sa che il quarto kit è. Lo lasciamo da parte per collezione. Tanta roba. Primo pack è una bella full artina. E poi. Bella, bella. Ecco, la volevo mettere in modo che si vedeva l'olografia, l'olografanza. Così più o meno si vede. E andiamo con questo pack numero 2. E vediamo cosa troviamo. Abbiamo già trovato una full art, quindi a posto così. Però dai, magari ne troviamo un'altra GXina tag team così random. Trick a 4 che tricchiamo. E andiamo con energia. Primplup. Allenatore. Allenatore. Slugma. Cinchuao. Cosmog. Pancham. Drillbur. Onix reverse. Comune. Però è fatta bene la faccia di Onix. Cioè, è fatta bene, è fatta. Boh, ci sta. E per finire. Oh, Crabominable raro. Crabominable raro, quant'è che non lo dicevo? Finalmente posso riniziare a dire Crabominable raro. Perché sicuramente quando aprirò il box, quando sarà, non so. Sicuramente ne troverò 150.000 miliardi. Andiamo con Trio, Spazio, Tempo, Universo e tutto quello che vi pare. E vediamo cosa troviamo. Se riesco a aprire il pacchetto, eccolo qui. Allora. Facciamo con calma che se no si rovinano le carte. Non abbiamo fretta. Carta codice che togliamo. Trick a 4 che tricchiamo. E andiamo con energia. Sempre sta. Oh niente, io fino a quando non. Sempre. Ogni volta che vedo sta carta penserò a una tag team full art. Insomma, avete capito? Camilla e Catlina. Poi abbiamo allenatore Pino. Mimikyu che si nasconde dietro un tronco. Koffing. Drillbur. Swirlwix, Kragedot, Hubat, Sneasel Reverse, attenzione, Senslash di Alola, Acciaio, carino l'artwork, bello movimentato. E comunque niente, questo terzo pack non ci ha dato niente. Eravamo partiti da grandissimo col primo pack, secondo e terzo, pure se non l'aprivo, era uguale. E andiamo con questo quarto ed ultimo pack di oggi, ragazzi. Vediamo di trovare qualcosa di buono, se no. No, però sto cacchio di pacchetto per aprirlo. Mi sta rovinando le carte. Devo far piano.
Così si rovinano. Mannaggia miseria. Quarta codice che togliamo. Trick a 4 che tricchiamo. Andiamo con questo ultimo pack di oggi. Se volete un quarto kit, dovete mettere 5.000 like. Se no, niente quarto kit. Energia. Dartrix. Allenatore Lilia. Carina sta carta. Peccato che è solo un non comune così, non inutile. Cosmog. Psyduck. Travinch. Oh, però Psyduck dobbiamo rivederlo un altro po' perché... guardate che roba. Triste. Tristissimo perché in quest'ultimo pack non troverò niente. Rufflet. Kinko. Reverse. E attenzione, oh, magneton olografico, buono. Abbiamo concluso con una bella... guardate spettacolo. Carino l'artwork e lo sfondo soprattutto. E quindi, che dire? Una oloncina ci stava. Amo tra una full artina, una oloncina, un crab abominable che fa schifo, lo voglio bruciare. E poi, vabbè, avete capito. Quindi per questo kit è tutto. Spero il video sia piaciuto, ragazzi. Guardate che spettacolo di full art che ho trovato, tanta roba. E più la giusta magneton o lo magneton o come vi pare c'è stata, dai. Quindi il quarto kit dipenderà da voi. Se arriviamo a 5.000 lo apro, se non ci arriviamo lo aprirò lo stesso, ma non glielo dite a nessuno. Like, subscribe, share e tutto quello che volete. Oh, se lo voglio aprire lo apro.